Salve a tutti ragazzi e benvenuti assieme in questo nuovo video di Fallout 4. Bene, andiamo pure avanti a fare la cresta del tipo finalmente. Ah, ecco la chiave, cosa serviva a aprire questo coso qui. Bene, sono contento, dai. Eccoci qua. Allora, vediamo. Oh, ma dove sono io? Non farmi passare in mezzo a tutta questa robaccia. Oh, rilassata, eh. Cos'è, sono queste confide? Oh, salve. Cosa dice? Se stai leggendo questo, allora sei un idiota. Come un idiota? Non te lo ripeto più. Questa porta verrà chiusa. Usa l'ingresso nel condotto fognario la prossima volta che te lo dimentichi. Sarà anche l'ultima. Mi sono spiegato? Walter. Un idiota. Ok. A posto. Mi sono scordato cosa volevo fare. Non importa. Ma che cazzo vuole questo? Gli spacco il culo. Vedo l'ora di togliermi dalle palle. Vediamo un po' questo porto. Che posto è? Che posto è? Non lo so. Oh, ma ci sono delle macchinine, ci sono delle cose, insomma, sì. E qui cosa c'è? Una vagiletta. Vai, andiamo prima a sta vagiletta. E vediamo. Accidenti. Oh, ce l'ho fatta. Adesso ci sono un abito. Sì. Una forcina. No, vabbè, sembra, dai, non c'è un abito. Prima volta che lo fai. Sì. Non ho capito un cazzo. Va bene, andiamo. Salve. Ma c'era una... qualcosa... Se c'era una bomba, significa che c'era anche quello l'innesco. E dov'è l'innesco? Dovrebbe essere. Sei un fottuto idiota. Ecco. Santa miseria. Io non le faccio esplodere lui. Io ho l'abilità che non posso farle esplodere le bombe, le mine. Non posso innescarle. Lui invece è un idiota completo. Tanti saluti a Piffero. Va bene, dai. Adesso ce l'abbiamo fatta. Allora, dobbiamo andare a fare quella... aspetta, per balacche. Ci hanno bagattato. Mangiamo qualcosina. Va, vediamo un po' a bestiario. Provviste. Qui ci mangiamo qualcosina. Siamo postolo. Vediamo un po', così lo lascio già qua. Whisky no, vino no, no, questo non da cuocere. Ecco, tortino di yummy yummy, come cazzo si chiama, e siamo a posto. Ok, dunque, stavo dicendo che devo andare nella missione. Perché qui parli con coloni di... quelle verde. Che cazzo di questa è? Quando cazzo è arrivata che... l'ultima arrivata era questa. Sì. Vado a vedere un secondo, ragazzi, e poi vi faccio sapere. A dopo. Ok ragazzi, mi ha dato una quest beh, interessante in un posto dove non siamo mai andati e quindi la farò sicuramente, ma per il momento andiamo pure qui a recuperare informazioni dal nascondiglio. Andiamo pure. Oh, passiamo da Bunker Hill, interessante. Ci vediamo lì fra poco. Sono tanto contento che grazie all'esplorazione nell'ultimo episodio abbiamo trovato ben 3 riviste. È cosa fantastica, veramente bella. Chissà quante ce ne sono ancora sparse per tutto il Commonwealth. Dovrei cominciare a visitare veramente tutti i posti, ma sarebbe insomma un ottimo posto per nascondersi, immagino. Ok, 80 metri a proprio 2 passi da qui. Questa pistola è fantastica, ma per adesso useremo questo. Poi quando vorrò fare stealth, almeno so cosa fare. Lo farò quando sono con l'altro, perché comunque lui stealth non è proprio il massimo. Scusate, singhiozzo. E quanto manca? O siamo arrivati? Ma non è che questa qui è la quest di Kerrigan, il tuo... No, io devo andare dal tipo. Ma dove me l'ha messa la sua quest? Ecco, è questa. Scusate, oh... ah, ma comunque... non... ah, scusate, aspettate. È questo. Ok, e facciamo così. E non me la fai vedere. Mi informo un secondo. Intanto vado a prendere la statuetta. Ed eccoci qua, ragazzi. Finalmente possiamo prendere la statuetta. Carisma più 1. Vediamo un po' se adesso siamo a 11. E carisma a vediamo, scusate, non è qui, ma a qua. Special carisma a 11. Allora, adesso togliamo, possiamo fare la cosa bella che è questa. Andiamo nel vestiario e possiamo mettere un qualcosa che dà percezione, che è molto interessante, e gli occhiali che possono dare qualcosa di più valido. Adesso non ho occhiali, accidenti,
Però appena posso mettere degli occhiali, metterò degli occhiali che mi danno percezione o qualcosa del genere. Ma adesso siamo scesi a carisma 12 perché ho ancora gli occhiali e da 1, quindi fa 11. Bene, sono contento. Adesso andiamo a capire sta cavolo di Ora gli queste. incubi sono assicurati. Sì, e ci vediamo fra poco. Allora, ragazzi, scusate, mi sono informato, dovrebbe essere all'incirca. Ah, ecco, Negtech Research. Cazzo, che bella figura di merda. L'ho trovata, l'avevo già scoperta. Ho scoperto questo qui da poco. Volevo andarci, quartier generale Slocum Joe. Ma io non capisco perché, dato che questa quest mi diceva porta e non me la segna. Infatti, è per quello che non trovavo. Dicevo, ma che Negtech cazzo. Research. Speriamo che Sinclair avesse ragione. Entriamo e prendiamo quella cura. Ok, l'importante è averlo trovato, non so perché. Zitto! Ora basta giocare! Guardate, guardate, guardate. Okay. Noi non andremo così. Vai! Che bella cosa. Continua, continua! Rilassata! Decisione Rilassata! confermata. Bisogna andare con calma qui, Tanto tanto. quella roba non gli serviva più. Ma no, che non gli servisce. Non gli serviziona. Ma adesso qui spacchiamo tutto. Oh, che bello! Stiamo salendo sempre di più. Bene, dai, così appena siamo. Almeno appena siamo. Italiano, venimi a trovare. Appena ritorniamo a massima affinità. Vado con altri. Mamma mia, ma è successo un macello qui, eh? Mi scusino loro, sa. Ecco, Non così. ci vorrà molto. No, non dico, lo fa. Parti da solo quel corpo a corpo. Per carità, ce l'ho messo bene. Però, insomma, sì. Andiamo un po'. Cosa c'è di bello? Ma c'è tanta Cavolo roba. sono. Ho la gamba ferita. Sono cazzi tuoi, se cadi giù, insomma, sì. Ma dove cazzo ero? Ma lui sta. Si diverte così lui e lasciamolo divertire. Ok, possiamo uscire. Cioè, come ha fatto a farsi male una gamba? Oh, ma salve! Oh, mi scusi, dove va lei? È qui che deve andare. Guardi, e si fa così, Ma cazzo, è già morto. E vabbè, pazienza, insomma, è fatto così anche lui. Ok, possiamo uscire, te rimani pure lì che non mi interessa. E andiamo a vedere se c'è qualcosina qui. Non c'è un cazzo. Adesso andiamo, non vi preoccupate. Volevo prima vedere com'era la situazione. Vedete, qui abbiamo ucciso un po' di gente. Ho fatto una strage. E vorrei vedere. Oh, salve, scusate, ma cosa fa? Si attacca così tanto alla vita? Allora, questo qui è la vita del tipo. buttaccia, vabbè. Ok, era un tipo attaccato alla vita. Di un altro, però, insomma, sì. Ok, possiamo entrare alla MedTech. Oh, research. Bene. Vediamo. Oh, scusate. Come è poter facere per dire. Insomma, sì. Ok, proviamo quel terminale esecutivo. Sì. Sinclair diceva che è l'unico modo per superare il sistema di sicurezza della struttura. Ok. Così almeno vediamo una cosa che non ho mai visto. Questo dai, sono contento. Mi dai qualcosina? Grazie, molto gentilo. Ok. Oh, una statua. Oh, questa mi si apre base. Spacchiamo subito una forcina perché tanto sì. Ok. Fantastica. È vero, lo dicevo anch'io. Si esalta questa qui per niente. Vediamo, Tanica. 35 missili, ma la miseria, dove cazzo devo andare con 35 missili? E quando ne sparo uno, me lo sparo nei piedi e già muoio. Cioè, insomma, sì. Con 35, che cazzo combino? Il robot delle pulizie è andato in ferie o cosa? Ma c'è una cazzo di sedia con le ruote che non si sposta, bisogna dire anche questo. Vabbè, vediamo un po' cosa ci dice. Benvenuto alla MedTech, allarme di sicurezza. Blocco contenuto attivo. L'amministratore ha attivato un blocco di contenimento per questa struttura. Tutto lo staff della sicurezza deve contribuire al mantenimento dell'integrità del sito. Sì, no, nuovo ordine. Uso della forza letale autorizzato. Ma la miserica. Siamo messi male qua, accidenti. Adesso vediamo cosa possiamo fare, perché insomma sì. Ok, io salverei, è una figura di merda. È sempre dietro l'angolo. Qui siamo venuti, vero? Sì. Qui dobbiamo andare. Beh, c'è poco da dire o da fare. Ma quanti terminali ci sono, porca miserica. Pieno. Ok, vediamo cosa ci dice questo. Allarmi di sicurezza. Beh, dice la stessa cosa, mi ha fatto presto a vederlo. Scusi, si toglie dai coglioni, grazie molto gentile. Qui siamo appena venuti. Ci siamo andati. C'è poco da dire da fare. Andiamo qua. Ascensore ci andrei dopo, E qua si va verso una parte. Oh, salve. Ecco qua, nient'altro, no. Ok. Io guardo perché potrebbe esserci benissimo
un'altra rivista. Siccome nello scorso episodio ne abbiamo trovate tre, non una, tre, vedo tre. Quindi è meglio esplorare bene. Questo è abito in tre pezzi con top. Deve essere una figata senza fine. I denti accidentasso. Coso, non so. Idea. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Una spassola. Beh, la spassola ci voleva. Preso gli aspirapolvere li hanno inventati per un motivo. Io me lo masso. Vabbè, tanto ci dobbiamo stare ancora per poco. Questo è un cesso, una doccia. Oh, un orologio. No, niente. Beh, non c'era molto qui dentro. Era proprio un cesso, insomma, sì. Vediamo. Beh, forcine tre. Cazzo, ne abbiamo tante. Si è vomitato l'anima, poverino. E non si beve durante il lavoro. Accidenti. E vabbè, è andata così. Cosa vogliamo fare? E vabbè, bello, l'armadio proprio. Vabbè. Ok, io direi che possiamo togliere anche la lousa. Qua siamo venuti. Qua c'è qualcosa. E qua si può fare. Allora, apri le porte della camera. Accesso negato. E cosa posso fare? Se è tutto negato qua. Vediamo se magari posso fare qualcosa qua. Oh, salve, lei è? Si è rotto una gamba. Non si salta da quell'altezza. Ci si fa male. Un altro cesso. Oggi sono fortunato. Gran cessi. Ok. Non mi venire così all'improvviso. Dove cazzo è? Ah, questo era quello che. Questo non è normale. Io l'ho sempre detto. Vediamo sto cesso qui. Mamma mia, com'è bello sto cesso. Ha un colorito così. Così. Così, insomma. Sì. Ok, vediamo cosa c'è qui. Tanta roba buona e tanti cessi buoni, va bene. Allora, cosa facciamo? Io direi di andare qui se non ci sono già andato. Mi hai fatto prendere un colpo, tra l'altro non è nessuno. Accidenti. Sì, ci sono venute, stavamo andando di qua. Mi confonde lui, porca miserica. Vediamo cosa c'è. Qui se c'è qualcosa. A volte c'è, però non c'è un cazzo. Prendiamo il piano di sopra. Interessante. Sento osservato. Sì, adesso ci penso me. Hai fatto una ciliegia da panico, ti ho detto mai nessuno. Ok. Hai trovato qualcosa di utile? Sì, qualcosina. Oh, poverino, ha fatto una spaccata da panico. Mamma mia, che bordate, che tiro. Veramente sono tremende. Hai davanti il meglio del meglio. Sì, dello schifo. Cazzo, non ne fai uno di colpo. Oh, poverino, mi dispiace. Come cazzo parli? Oh, salve, ci hai fatto male. Ma scherziamo? Ma, cosa? Ha mal di testa questo qui. Peccato. È vero che di sotto abbiamo un ascensore. Hai scelto il giorno sbagliato per disturbarmi. Ma si sta divertendo. Vabbè, andiamo a divertire, poverino. Oh, vediamo se c'è qualcosa. O magari un. No, non c'è un cazzo di niente. Io ci ho sperato. Per un attico ci ho sperato. Era un posto ideale per metterci qualcosa. Oh, salve. Come si cade bene qua, vero? Non vorrei provare. Ha fatto cacare in mano. Scusate, mi sono spaventato da morire. Oh, santa miseria. Sono fatto un salto dalla sedia. Addio, santo. Addio. Abbiate pietà. Oh, salve. Oddio. 18.000 proiettili. Però, non sono pochi, eh. Scusate ragazzi, un infarto mi è venuto. Voglio fare una prova veloce, eh? Voglio vedere che cazzo c'è qua. Ok, adesso ho capito, sono venuto da lì. Ma via che salto! Mi sono trovato sto coso abominevole. Vedo che cazzo è. Oddio, che infarto. Santa miseria. Scusatemi tanto, non ho fatto una figura di merda, ma... Amen, ne faccio tante. Una più né meno. Non penso sia molto differente. Allora, vediamo, perché io sono abbastanza sicuro che tu non vali niente, te lo dico subito. È abbastanza sicuro che potrei trovare qualcosa. La fantasticolla. Non c'è niente. Non c'è nulla. Vabbè. Allora, voglio qui avete detto che è impossibile questo casino dopo di te. Sì, non ho capito un cazzo. Allora, qui non c'è una cassaforte, niente. Ok, possiamo andare via. Scusate ancora per prima, ma mi è venuto un infarto veramente atomico. Vediamo allora di andare all'ascensore. Ok,
che... Oh, ma c'è Ivani che ci sono già andato. Niente, l'unica è l'ascensore. Andiamo a vedere l'ascensore dov'è. Oh, ma c'è una porta qui. Che ovviamente non posso aprire perché lui mi dice che non si può. Quindi andrei all'ascensore, che non mi ricordo più dov'è. Il cesso. Ascensore, che dovrebbe essere qui. E questo ascensore non è in funzione. Che bello. È un problema. Dove cavolo vado? Cosa mi sono perso per la strada? Una porta sicuramente. Ok, scusate, rincoglionito come pochi. Devo salire qua. Che ci volete fare, ragazzi? Bisogna avere tanta pazienza con me. Vabbè, quando invecchierete come me capirete. Allora, vediamo se c'è qualcosa. Non c'è ancora niente. Andiamo pure. Ok. Vediamo cosa ci possiamo facere. L'arma tirala fuori, grazie. Oh, salve, lei è? Cazzo, gli ho fatto fuori un braccio. Lei riesce a combattere anche senza un braccio? Complimenti. Ma quanti leggendari ci sono qua? Allora, c'è la diffusione, medaglione, tappo. Oh, vedi probabilità di... Meno male, la gamba. Le gambe, solo le gambe però. Oddio, solo le gambe. Non è male lo stesso, 10.400 munizioni. Comincia ad avere un po' di munizioni, voi cosa dite? Bello il braccio. Oh, salve, lei è? È scortese, perché io sto parlando, va via così. Allora, qui si è aperta una porta, perché... Oh, salve. Vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. No, niente. Questo terminale è rotto. Non c'è un cazzo di niente. Però io prendo tutto quello che è possibile. Testa di... Vabbè, se proprio me la vuoi dare. La testa io la prendo, questo è un pallone. E andiamo via da qua. Allora, tanti posti da andare e non so ancora che cazzo fare. Grifero chiuso, oh, questa me la prendo. E qui c'è qualcosa, dicevamo. Bene, bene, bene. Allora, tanto lo stealth qui è andato a puttane, quindi possiamo fare anche così. Nastro americano chiama inglese. Lo dice lo stesso gioco che il nastro americano è raro. E ne stiamo trovando un sacco. Oh, un po' pazzo. Coso qua. C'è nient'altro. Andiamo. Madonna santa, stavolta non mi sono preso un colpo però, Ok, vieni tutti in fila. Ok, grazie. Ok. Cavoli. Ma la salvatina la farei, sapete. Lo so, ho lasciato dietro una stanza, adesso la vado a fare. Ok. Oh, ma era qui che dovevamo andare. Allora, se era qui che dovevamo andare, vado un attimo nell'altra stanza a vedere che cazzo ho lasciato indietro. Eravamo qua. Qua sono venuto. Ho detto, ho lasciato indietro una stanza. Ah, c'è l'ascensore. Peccato. Quindi niente. Non ho lasciato indietro un cazzo. Va bene. Andiamo pure qui. Ah, tante bottiglie qui, ci si ubriaca di brutto qua. Una pistolina, un po' di munizioni che ci vogliono sempre. Il colpo che è venuto prima non mi è ancora passato. E beh, dai, stiamo andando bene. Allora vediamo un po'. Ecco qua, e vediamo cosa fare. Non ho la password. Non riuscirò a violarlo. Ok, l'unica cosa che mi viene in mente è far venire McCready qua. Vediamo cosa si dice. Sperando che si dia una mossa. Della mossa? Ma ce l'avevo detto 5 secondi fa. Che cazzo è finito? Ma è possibile che si perde sempre quell'uomo? Ma sei finito? Ce l'avevo dietro qua! Porca miseria! È incredibile. Vabbè, lo vado a prendere, ci vediamo dopo. Eccolo qua, vediamo. Controlla il terminale su quella scrivania. Sarà meglio che il codice di Sinclair funzioni. Possiamo... Ah, solo con una password. Che cazzo vedo così? Ok. Oh. Il robot del... Santa miseria. Va bene. Lame di alfa. Niente, non mi dice un cazzo. Bypass disattivato. Ok. Oh, ce l'abbiamo faccionata. Non ci credo. Perfettico. Grazie a Dio ha funzionato. Dobbiamo scendere al livello sotterraneo. Ci si arriva. Volevo solo vedere l'ultima cosa. Vediamo cosa mi dice. Resoconti rapporti e allarme di sistemi. Allarme attività nucleare. Ok. Sì, che la MedTech dovrebbe conservare la cura.
Va bene, ho capito tutto stranamente. Bene, dai, ragazzi, direi che ci possiamo salutare anche qui. Per questo video è tutto. Vi invito come al solito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e di farmi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi saluto la Shiva. Ciao ciao!